Ciao ragazzi, come state? Pubblicherò questo video immediatamente, non mi interessa di orari, robe, perché siamo appena usciti dal cinema qua ai Walt Disney Studios di Parigi, praticamente dove c'è Disneyland Paris, accanto ci sono gli studios, che sono quelli che vedete qua dietro di me. Questa è la Tower of Terror, qui c'è Hulk e di qua ci sono Iron Man e anche Black Panther. Tutti questi supereroi perché è la Marvel Summer e siamo stati invitati alla prima di Ant-Man and the Wasp. Abbiamo appena finito di vederlo, sono appena uscito e quindi volevo fare un video proprio a caldo, considerando però che non vi posso dire nulla perché non è tutto sotto embargo, non vi posso spoilerare niente. Vi posso dire che il film è abbastanza figo, non mi pagano per dirlo, mi è piaciuto di più Infinity War, alla fine è un film Marvel, non vi aspettate chissà che cosa, però fa ridere, è bello, è ambientato a San Francisco e questa cosa mi fa molto piacere perché ci sono stato pochissimo tempo fa. Ma guarda che bella luce, che bella inquadratura. Comunque, se volete andarlo a vedere dovete aver visto Infinity War. Ciao Bubi! Madonna raga, ma come siete infighettati! Ciao. Sto facendo un video da mettere proprio live, così sono il primo a parlare del film. Ah, davvero? Sì. E stai facendo degli spoiler? No, non posso spoilerare niente. Però sì, posso dirvi che è figo. Qua a Disney ci stiamo divertendo un sacco e adesso ci sono tutti i food truck per mangiare. Non abbiamo ancora mangiato, io sto svenendo dalla fame. Comunque il film è finito, sono partiti i titoli di coda e tutti i polli si sono alzati e sono usciti, no? Noi siamo rimasti ovviamente per le scene dopo i titoli di coda. Penso di potervelo dire che dovete rimanere fino alla fine perché alla fine è un film Marvel. Però mi sa che Disney ha chiamato gente che non è molto familiare o che aveva molta fame. Infatti le persone che sono uscite per prime hanno già iniziato a mangiare. Noi dovremo fare probabilmente un po' di coda. Comunque qua ci sono già giornalisti che fanno robe live, ma io voglio metterlo per primo. Adesso lo carico subito. E comunque sì, mi vedete incamiciato, la Julie tutta tirata, anche Katie bellissima, Bubi ancora più bello, io pantaloni bracaloni e scarpe da trekking ovviamente. Comunque siamo venuti qua al parco di Disneyland ieri per l'evento, abbiamo girato tutto ieri, abbiamo girato tutto oggi, saremo qui anche domani e poi si torna a casa perché giovedì partirò per un nuovo viaggio on the road molto molto figo. Però penso che il video di questa sera, io sto parlando a voce molto alta, mi sa che sto disturbando il tipo che sta facendo il video, mi sposto. Penso che il video di questo evento qua lo metterò, cioè il video montato con tutta la serata e quello che andrò a riprendere adesso lo metterò prossima settimana che viene e poi pubblicherò dopo la serie della Polinesia gli altri video di Disneyland. E qua è fighissimo, non vedo l'ora di salire sulle attrazioni perché adesso il parco è chiuso, gli studios sono aperti soltanto per noi e la cosa bellissima è che hanno privatizzato alcune attrazioni, dovrebbero essere tre. Cioè, nel senso, il parco è chiuso, ma tre attrazioni sono aperte soltanto per noi e sono la Tower of Terror, quella che vai su con l'ascensore e poi cadi giù, e anche quella degli Aerosmith, che non so se ve lo posso dire, ma il che vada mi faranno togliere il video anche qua, rinnoveranno e faranno tutta tema Marvel, no? No, Guardiani della Galassia, credo. Tra l'altro qua, su questo palco, hanno fatto... Scusate, hanno fatto il dance-off dei Guardiani della Galassia e... domani mi sa che proviamo a beccarlo perché oggi ce lo siamo perso dato che siamo andati a vedere la parata. Poi ci dovrebbe essere anche una terza attrazione. Comunque questa qua è tutta la parte degli studios, il sole è andato giù, è ora di cena e devo caricare il video, quindi vi saluto e vi auguro una buona serata. Raga, noi ci vediamo. Dove ci vediamo? Al buffet.